Aspetta, scusa, vuoi aspettare fuori? Qui è San Francisco, è importante. Qui è New York, Giorgina, anche New York è importante. Ok, sì, pronto? Margaret, me lo richiami per favore? Io l'ho perso. Sì, grazie. Che c'è? Terry Bishop va a servo di cena, vero? Non dicesti mando te per quella parte? O mi sbaglio? Non dicesti che avrei fatto l'audizione? Sei la mia gente o no? Stuart, penso vuole un nome. Perché Terry Bishop è un nome? Ah, no, scusa, Michela Dorsey è il nome, giusto? Però tirare una vista, ecco, Michela Dorsey è il nome perfetto. Ok, va bene. No, va bene, tesoro, vieni qua, scusa. Ok, fammi ricominciare da capo, siediti. Allora, Terry Bishop fa le fiction, quindi milioni di persone lo guardano ogni giorno. È un nome. E questa la qualifica per rovinare il servo di scena. Senti, io non c'entro in questo discorso, va bene? Lo sai che non vale un mio mignolo quella, ok? Ho già fatto quella parte a Minneapolis. Sì, ma se Stuart Press vuole il nome, sono fatti suoi, ok? So che magari questo ti disgusta, ma c'è chi fa lo spettacolo per lucro. No, 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 no. Non dipingermi come un'eccentrica, Giorgina! No, non ci sto. Io sono lo spettacolo per fare soldi anch'io. Sì. Sì, sì. Teatro di Ario e Tricecchi, Officina Popolare Asilo Chiuso, poi che era Strindberg, le carceri. Poi che altro? No, 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 un momento. A Silvia Chiusso ho fatto 8 lavori in 9 mesi, prendendo grandi critiche dai migliori critici di New York. Non che l'abbia fatto per quello, però. Ah, certo, io non volevo che tu perda il culto del fallimento. Tu credi che sia un fallimento? E stai dicendo questo? Senti, io non ci entro in questa discussione con te, te l'ho già detto, non mi tirar dentro. Allora, ti ho mandato la commedia di Jeff, ok? Con una grande parte per me. L'hai letta? Scusami, ma perché mi mandi la commedia del tuo coinquilino? Io sono la tua gente, non sono tua madre, non devo trovarti testa da protagonista. Io qua faccio le mie offerte, fatturo, ecco quello che faccio. Tu fai le tue offerte, Sì. fatturi, che linguaggio da protozoo. Quello è un testo significativo, io potrei essere grande in quella parte, tu lo sai bene. Tesoro, nessuno farà quella commedia, mai. Ma perché no? Perché è deprimente, nessuno produrrà mai una commedia su una coppia che torna a vivere all'Ocana. Ma una cosa accaduta, Ma veramente. non me ne frega niente, nessuno paga $20 per venire a vedere due che vivono nell'inquinamento chimico, ok? Se li vedono sotto casa. Ah, la pensi così? Allora farò io la sua commedia, farò io gli $8.000 per farla. Mi puoi mandare a fare di tutto, guardate di tutto. Non importa cosa farò, la pubblicità agli assorbenti, farò le voci fuori campo, qualsiasi cosa. Non posso mandarti a fare niente. Ma perché no? Perché nessuno ti vuole più. Non è vero, non è vero. Io mi spacco il culo per il risultato e tu lo sai bene. Sì, però rompi coglioni. Rompi coglioni. Cioè, dimmi che ha 4 settimane per fare un Tolstoi. Credi che abbia tempo di discutere con te se Tolstoi può camminare mentre muore, morire cantando, morire ballando, tutte quelle cose lì. Ma quella era una cosa di 2 anni fa e quello era un coglione, lo sai. Sì, ma tesoro, non possono essere tutti coglioni, ok? Tu discuti sempre con tutti. Cioè, godi della peggiore reputazione in questa città. Ma te lo dico perché ti serve questa cosa, Sì, ok? lo so. Quindi tu stai dicendo che a New York nessuno lavorerà con me? No, neanche a Hollywood. Cioè, non posso neanche mandarti a fare gli spot. Perché? Tipo, una volta dovevi fare un pomodoro, insomma, non ti volevi sedere. Sì, non era logico, Sì, ok, scusami. ma stavi facendo un pomodoro non ha logica, non si Ma siede. è quello che dissi io! Se non può muoversi, perché si può mettere seduto? Secondo te era un pomodoro in piedi, un robizzo sugoso pomodoro d'insalata? Nessuno fa i vegetali come me, nessuno! Fui grande come pomodoro e come cetriolo. Veramente. Lasciai i critici senza fiato quella sera, credimi! Tu sei una magnifica attrice. Grazie. Davvero, te lo dico con il cuore. Grazie. Però rompi coglioni. Quindi risolvi questa cosa, va bene? Io farò quegli $8.000 e farò quella commedia. Tesoro, tu non farai neanche 25 centesimi. Ah no?